sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con Galapagos. Well, I never wanted to know the real you, uncovered and known. And I never wanted to see the real me, love you at all. And I'm paralyzed from you, from the lips down and all the way down. But I'm deep inside of you, but you feel nothing, you feel nothing. And I think I heard your voice, but I never heard nothing, I never heard nothing. And I think I heard you speak, but I never heard nothing, I never heard nothing. But I found another match, she says we'll make it, so long as I don't break it. But I'd give it all up just to hear you say that you love me. And I think I heard your voice, but I never heard nothing, I never heard nothing. And I think I heard you speak, but I never heard nothing, I never heard nothing. And I'm waiting for the day you to say something, just say something. And I'm gonna start to pray that you'll say something, just say something. Ciao Casey. Ciao. Ben arrivato su RBE. Grazie. Questo è il nostro divano, sul divano con La musica si mette comoda, insieme a Casey Chandler, il nome d'arte, e Galapagos. Nome d'arte che richiama la letteratura, i libri, sì. Un autore in particolare, so che tu ami in particolare un autore da cui hai preso ispirazione per Galapagos. Sì, ho letto un libro di Kurt Vonnegut, si chiama Galapagos. È un libro molto molto strano, bello, ma weird. È molto strano, molto particolare, bizzarro se vogliamo. Sì, 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 sì. Ho letto e stavo pensando per il mio nome, Galapagos, ma è già presa. C'erano anche altri band, ci sono band, sì, che si chiamano così, in effetti, ho visto. Sì, ho aggiunto Ghost alla fine, mi è piaciuto tantissimo, e sì, era perfetto per me. Ok. Sì. Quello che amo della musica in generale è la capacità di generare, di creare incontro, dei meeting, no? Mm-hmm. Tu adesso hai parlato del tuo incontro con Kurt Vonnegut, scusami la mia pronuncia inglese. No, niente, okay. Scusami, per il mio italiano. Sì, no. Parli meglio niente. Di me. No, non so, non so.
Tu hai incontrato questo autore meraviglioso, io lo ricordo ad esempio per Mattatoio numero 5 in italiano, il titolo, oppure la colazione dei campioni, insomma, tante immagini di un'America, il tuo paese, gli Stati Uniti d'America, il tuo paese d'origine, un'America che se vogliamo è lontana da quelle delle metropoli, dall'aspetto più urbano delle metropoli, delle grandi metropoli, ma quello che noto sono le persone. Quello che mi è piaciuto molto in Kurt Vonnegut, ed è un aspetto, un particolare che mi ha colpito della scelta che hai avuto per intitolare il tuo progetto musicale, ispirandoti appunto a Vonnegut. Come dicevamo poco fa, Casey Chandler, tu arrivi dagli Stati Uniti, contea di Ulster, siamo nello stato di New York, non è New York City, No, 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 ma... piccolo piccolo paese si chiama Woodstock. Woodstock. Piccolo piccolo. Allora, se io penso a Woodstock, pensiamo al Grand Festival 1969, anche se in realtà non è stato proprio, non si è svolto a Woodstock, ma No. vicino, più o meno 70 km circa. Sì. Originale festival era un'oretta lontano da Da Woodstock. Woodstock proprio. Scusami, ma the worse the festival got, the closer to Woodstock it Ok. became. Eventualmente era in Rome, Sì. New York, Sì. sì, con dopo Limp Bizkit e fuoco e casino proprio. Ok. Ah, era così. Ah, mamma mia. Sì, no, c'è un serie su Netflix, è fantastico, Ok. scusa. In cui si parla di questa terra, di questa contea, no? Di questa cosa dello stato di New York. Sì. Ok. Tra l'altro di Netflix parleremo dopo perché so che hai incontrato anche Netflix, hai incontrato il cinema nel tuo percorso di cantautore, di musicista. Arriveremo anche a questo. C'è l'America, l'America della provincia, diciamo così, una provincia in cui tu vivi adesso, perché vivi non lontano dai nostri studi, sempre qui in Val Pellice. Un incontro con Pinerolo, un incontro con l'Italia, un incontro con la musica che ti ha portato appunto a superare l'oceano Atlantico ed arrivare qui da noi. Torniamo adesso alla canzone, torneremo poi più avanti nella nostra chiacchierata, nella nostra conversazione all'Italia, al tuo arrivo qui in Piemonte in particolare. Never Heard Nothing è il titolo della prima canzone che abbiamo appena ascoltato, è una canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo per la tua produzione musicale, perché a inizio del 2024 è uscito il tuo nuovo EP, ultimo EP, Peach Fuzz, e invece questa canzone, quando è nata? Oh, Never Heard Never... Nothing? Sì. Oh, 14 anni fa. No, no, non è vero. 16 anni fa ho 16? scritto questa canzone, sì. Ah. Non Sì, sei nuovo quando... di questo, perché io so che per No. esempio un altro singolo, Trapeze, che è incluso tra l'altro in Peach Fuzz, l'hai scritta diverso tempo prima. E non ti convinceva, era lì nel tuo hard disk, è rimasta lì. Poi dopo lo hai finalmente. Sì, ok, c'è, ce l'abbiamo. Grazie a un altro incontro in particolare. È un incontro che stai abbracciando in questo momento tra le mani. Hai incontrato uno strumento, una Sì. Sì. chitarra, la chitarra Godin che hai in questo momento, bellissima. È un suono davvero L'unica meraviglioso. nel mondo. Davvero? Sì. L'ho Come hai incontrato? comprato di Giappone su eBay. Ah, Sì, ma l'unica ho scoperto online solo questa. ok. Ah, dai. Sì. Quindi è un incontro incredibile, no? Era il destino, Sì. no? Che ti ha fatto incontrare. Le relazioni sono davvero, davvero ottime. Sì. Never Had Nothing, 16 anni fa hai scritto questa canzone, Sì. insomma, all'inizio degli anni 2000, di questo millennio. Le canzoni nascono, a mio parere, secondo me, sempre da un incontro. Un incontro con un feeling, con un sentimento, con delle persone, con un luogo, con un paesaggio. Quando è nata questa canzone che abbiamo appena ascoltato? Te lo ricordi ancora? È passato Sì, un po' di tempo. sinceramente ho scritto Never Heard Nothing dopo ho perso la mia verginità. È una canzone, è difficile spiegarti, ma con È molto intima, no? sì, molto, 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 ma è
ero confuso con sesso e relazioni in generale, ma sì, ho scritto questa canzone immediatamente dopo la mia relazione è finita. Ok, sì, avevo 19 anni, 20 anni. Sì. Quindi la canzone serve, è utile anche per questo, no? Per esprimere i tuoi sentimenti, esprimere te stesso. C'è chi scrive, no? Novel, racconti, eccetera. C'è chi scrive racconti, ma con la musica, no? E questa canzone era un sentimento che tu hai voluto esprimere. Questo meccanismo, questo modo di creare la musica è spesso così? Tu hai dei feelings, dei sentimenti? Sì, nasce sempre da lì? Sì. Sì, musica è il mio modo di espressione, no? Sì. Okay. È essential per me. Musica è molto... scusami. È un mezzo per poter esprimere i tuoi sentimenti. Sì. Questo modo di esprimere i tuoi sentimenti, come riesci, come puoi metterlo vicino, metterlo insieme alla professione? Perché la musica per te è anche professione. Parlavamo prima del cinema, per esempio. Sì. Torneremo ancora a parlare di questo incontro con il cinema. Quando devi scrivere una canzone per lavoro, no? Quando parliamo di lavoro, i sentimenti non sempre sono vicini, sono so close, no? Al lavoro. Per te come fai a fare questa cosa? Perché è molto intimo quello che tu scrivi. Sì, ho scritto la canzone per Il ragazzo invisibile, per esempio. E il film di canzone, io suono quasi tutti gli spettacoli che io suono. Io suono questa canzone perché è molto, molto... forte, importante sì, per te? Sì. No, ho scritto per quel film, ma per me è una canzone molto emozionale. Emozionante, sì. Okay. Per me. Perché l'ho messo me stesso dentro la musica. Sempre. Okay. I testi, lyrics? Sì, i testi, sì, giusto? Sì. L'ho messo me stesso dentro. Molto importante. Ok, quindi è molto importante mettere te stesso nelle tue canzoni, anche se è una parte molto intima di te che tu racconti al pubblico, sia nei concerti, ma anche, ad esempio, in esperienze professionali come Il ragazzo invisibile, uno dei film di Gabriel Salvatores, che anche in questo caso è nato da un incontro. La canzone per il film Il ragazzo invisibile era un qualcosa che tu avevi già in mente? Pensavi al film, oppure al movie, oppure no? Ho scritto... un po' di musica, un po' di canzoni? Sì, il processo era simile, ma con questa situazione è più di... Stenergia, sì. Con il direttore anche. Okay. Quindi tu hai collaborato con dei professionisti, appunto, che hanno lavorato a questo film di Gabriel Salvatores. Quindi insieme avete dialogato, in sinergia con loro sono nate le canzoni di Il ragazzo invisibile. Sì. È un qualcosa che hai sentito molto naturale, poter mettere te stesso, poter raccontare te stesso attraverso un film che in realtà racconta altre cose. Se non avete visto Il ragazzo invisibile, vi consigliamo di vederlo e poi andare ad ascoltare la canzone di Casey. Mettere qualcosa di intimo, lì voglio arrivare, mettere qualcosa di intimo in un processo professionale che racconta un'altra cosa. È stato semplice per te, naturale, è stato spontaneo? Sì, è naturale per me. E mi piace la relazione fra cinema e musica insieme. Ma io scrivo sempre con il mio cuore. Col cuore, by sì, art. Sì, sempre. By art, in inglese by art vuol dire a memoria, no? Se ricordo bene, by art. By art. Io leggo una poesia, un poetry, by art.
un testo, sì, lyrics by heart, quindi invece in realtà uno, noi in italiano diciamo memoria, sì, okay, è okay, la testa, invece no, sì, in inglese e anche in francese, no? E okay, in inglese è il cuore, e questa è una cosa che mi piace molto, no? Come viene, sì, interpretato. Sì, ok, sì, sì, no, chiuso, grazie, chiuso parentesi. Grazie. Com'è nato il rapporto con il cinema, questa opportunità professionale di lavorare con una produzione italiana? Sì, ho suonato un concerto a Roma, sì, in gennaio, sì, 10 anni fa, sì, oh, 12 anni fa. Sì, lo scrittore Stefano Sardo, oh, sì, era lì, apparentemente, lì è piaciuto il mio concerto. E allora da lì vi siete... Dava la mia musica, sì, Salvatore. Sì, sì, ok, ok. Sì. Stefano Sardo, tra l'altro, anche lui era un cantante, aveva una band, Stefano Ah Sardo, sì, Mambassa. Mambassa di Bra, ecco, sempre in Piemonte. Sì. E lui poi ha cominciato una carriera nel cinema, sia come regista, che come, sì, autore per altri registi, come appunto Salvatore. Se, tra l'altro, insieme a Stefano Sardo, tu hai anche collaborato in un'altra occasione per un film di Stefano, vero? Vero? Sì, sì, lui ha usato la mia canzone Mazes in the Sky per, okay, una relazione. Ok, ok, per so, una relazione. Una scena. Sì, per una scena del film di Stefano Sardo, una relazione, è stata usata questa canzone. In questo caso, per Stefano Sardo, per una relazione, la canzone era già presente. Invece per Salvatore hai dovuto scrivere tutto per Salvatore. Sì, 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 sì. Okay. Sì, molto diverso, perché è facile per me. Stefano Sardo mi ha detto, oh, voglio usare la tua canzone per il sì, mio film. E ho detto, sì, basta. Okay, okay. Ma con Salvatore era un processo. Ho registrato un demo. Okay. Lui è piaciuto e ho registrato, okay, proprio, okay, okay, sì, versione. Ok, ok. Tu hai visto, hai potuto guardare il film, le scene del film, per poter avere ispirazione per il film di Salvatore? No, è stato solo, come si chiama, script? Lo script, il soggetto. Soggetto, sì, okay, solo lo soggetto. Non avevi la sceneggiatura, quindi the screenplay, ma solo lo script. Okay. Sì. In base, sì, allo script, quindi in base al soggetto, ti sei ispirato per la colonna sonora. Sì. Perfetto. Sì, sì. Per il tuo EP uscito a gennaio 2024, Peach Fuzz, giusta la pronunciation? Sì, 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 bravissimo. Grazie, sei molto gentile. No, bravo. Grazie per la tua... niente, niente. Sei molto gentile. Peach Fuzz può essere una soundtrack di un film. Ok? Ok. Ad esempio, la prossima canzone che tu hai preparato per noi qui sul divano è Super Centenarian. Sì, sì. Una canzone che ti ricordi il momento in cui hai incontrato questa canzone? Quando, sì, hai detto, ok, ci siamo, yeah. Sì, sì. Prima di registrare Peach Fuzz avevo un periodo buio. Ah. Mio papà è morto 5 anni fa. Non so perché, ma mi ha colpito tanto. Ho registrato in un'oretta o qualcosa, okay, immediatamente per processing, sì, la sua morte. Okay. Morto. Quindi per elaborare la morte di tuo papà, hai sentito, avuto la necessità mentale, fisica, di scrivere e realizzare questa canzone. Il, sì, flusso creativo, proprio il, sì, flusso, sì, creativo di Super Centenarian unisce la musica, no? con le parole. Sono due elementi che sono naturalmente sono usciti così, o, sì, hai dovuto cambiare, tornare indietro, stop? A volte sì, ma con come queste tutte le canzoni. Certo. Sì, ho uscito un piccolo EP. Eh sì, il giorno che mio papà è morto, okay, okay, in ottobre, lo scorso anno, 6 mesi fa, 2023. Ho registrato 3 canzoni
per mio papà. Per ricordare tuo papà. Sì, sì. Super Centenarian vuol dire in italiano più o meno la traduzione ultracentenario. Come ultracentenario, io penso, mi apre un link nella testa, ultracentenario per me può essere le foreste, no? I boschi degli Stati Uniti, le grandi foreste degli Stati Uniti e l'eredità e la testimonianza di questa grande natura che c'è intorno a noi. Questa è stata la prima immagine che ho avuto quando ho ascoltato Super Centenarian, che abbiamo il piacere di poter ascoltare qui sul Divano Con. State ascoltando e guardando sul Divano Con La Musica Si Mette Comoda, in questo episodio della nostra trasmissione in onda su Radio e TV e su RBA.it, RBA Radio TV Galapagos, Super Centenarian. He was just 65. It wasn't his time to die. He thought that he'd had so much time, but it wasn't on his side. Glowing in the moonlight, I think when I was young, that all the marathons you'd run, you'd surely be the one, a super centenarian. But it's been almost 5 years since you've been here. I got all these songs that I hold in my arms, but you'll never sing along. Even when I wrote them for you, even when I wrote them for just 65, I guess it was his time to die. But I'll keep writing all these songs, hoping you'll sing along, pretending that you're still alive. Scusa. Super Centenarian, col mio inglese molto maccheroni. Galapagos con noi, con Casey Chandler, che ti ringrazio. Grazie per l'emozione che ci trasmetti. Grazie mille. Grazie per questa canzone che so che significa tanto per te. Condividere l'intimità è un fattore, qualcosa che a me ha sempre incuriosito nei musicisti. Perché il musicista io me lo immagino come un diario, no? Le canzoni sono come un diario molto intimo, personale. E che la musica ti permette di tirar fuori, di poter condividere, quindi anche una forma di terapia, no? Se vogliamo. Sì, sì, sì. Assolutamente. Assolutamente, sì. Sì, e lo è stato, immagino, per queste canzoni, come lo è per molte altre. Yeah. Insomma, questa canzone e queste canzoni del tuo progetto Galapagos, noi le ascoltiamo in forma voce e chitarra. E è molto importante nel tuo modo di far musica l'arrangiamento, no? L'arrangement. Sì. Tutto l'arrangiamento è un qualcosa di cui ti occupi, lo fai totalmente tu, è un qualcosa che segui tutto il processo creativo dell'arrangiamento, quindi dall'essenza della canzone, voce chitarra o piano chitarra, fino all'arrangiamento e al prodotto finito della canzone, è tutto tuo? Sì, a volte la maggior parte del tempo, non so come si chiama, io uso la chitarra per scrivere. Ma perché non ho un pianoforte a casa, io uso Omnichord tante volte, un strumento strano dagli anni 80, da Giappone. Sempre da Giappone. Sempre in Giappone, non so perché. In Giappone, io non immaginavo, insomma, potesse... Non ho niente di connessione con Giappone in generale, ma strumenti chi lo sa, sì.
Quindi come è fatto questo? Non ho presente come... strumento a corda? Sempre... No, no, tu lo sai... tipo tastiera? Auto harp? Tipo un'arpa, ok. Sì, c'è un artista degli anni 60 che è usato tantissimo, ma... Vado a cercare. Love and Spoonful. Ok. Hot Pants, Summer in the City. Vado a cercare. Ah, ok. Avevi pazienza. Quindi tu componi le tue canzoni con chitarra voce, la maggior parte del tempo chitarra e voce, e poi le canzoni crescono, si evolvono. L'elettronica, che è molto presente nelle tue canzoni, quindi sì. È un'opportunità. No? Che ti dà l'elettronica perché ha un ampio campo, sì. No? Di utilizzazione. Quindi la canzone, questa è l'essenza delle canzoni, quella che tu stai suonando qui sul divano di RBE, ma poi c'è tutto un processo creativo. È un qualcosa, è un processo creativo tuo o che condividi anche con altre persone? È un lavoro molto tuo come artista, come artigiano, o lo condividi anche con altri musicisti? Non so se ho capito la domanda, scusa. L'arrangiamento, sì. Quindi keyboard, sì. Perché la canzone, ad esempio, il tuo singolo Trapeze o altre canzoni tue, non sono voce e chitarra, ci sono anche altri. Sì. Di solito io keyboard, inizio con la chitarra, ma sinceramente non so mai quando... la canzone finisce. Okay. Perché è exciting. Sì, è molto eccitante come cosa per te poter creare una sì, canzone. Sì, non ho un... non ne, dimmi anche l'inglese se vuoi. Ok. Rules. Non mi piace di fare... regole, okay. Regole per, non hai le regole, per la mia rules, musica. Le regole, no, ok. Quindi senza, è un processo creativo molto libero, quello che sì, utilizzi tu. Senza bordo, sì. Ok, quindi dalla chitarra alla voce, poi la canzone si evolve, ci sono molta elettronica nelle tue canzoni, sì. E diventa qualcos'altro di molto più corposo, molto più solido, no? Tu suoni tutti gli strumenti, quindi anche le keyboards, sì, l'elettronica? Sì, io faccio tutto da solo. In studio? Sì, in studio, nel mio studio. A casa? Sì, a casa, okay. Sì. E anche nel mio letto. A letto? Sì. Come fai? Sì. Così? No. Sì. Con la chitarra? Sì, no. Anche così? Ah, ok. Sì, perché... Tu registri... con lo smartphone registri qualche nota, qualche... Non ce l'ho un smartphone, okay. Un dumb phone. Ok. Sì. E come? Hai un registratore sempre. Piccolo per... Se tu hai un'idea, un'ispirazione, sei magari sulla strada. Ah. Mamma mia, come faccio adesso? Devo ricordarmi. È difficile. Ce l'ho un microcassette recorder. Uh-huh. Come si chiama? Micro... Un micro, insomma, un registratore piccolo, tascabile. Sì. Tasca un piccolo. Io registro proprio con questo. Ah, Super, okay. Super Centenarian. Ad esempio, è nata sì, così? Sì, almeno 10 canzoni ho registrato con questo. Solo con questo, diretto. È un modo per te di andare all'essenza della musica, a quello che è veramente la musica? Ok, la versione definitiva di Trapeze, per esempio, un'altra delle tue canzoni che poi tra poco ascolteremo, è più corposa, c'è l'elettronica, c'è l'arrangiamento, che è importante, no? Okay. Sì. Però suonare così, chitarra e voce, è un modo per essere ancora più diretto, arrivare in modo più... diretto al pubblico e a chi sì. Ti ascolta, no? Sì, più nudo. Non più so. Nudo anche. Sì, ma a me piace, sinceramente, quasi, sì? Quasi ogni concerto che io suono, io piango. Piangi? Sì, okay. Io sì. Piango. Perché liberi te stesso? Sì, okay. Sì. Bello. Una forma della terapia per me. Okay. Ho fatto terapia e... La musica a volte è meglio. Meglio della terapia. Sì, sì. Allora, amici e amiche di RBS, se volete risparmiare sulla psicologa e terapia, suonate. Sì. Ok. Grazie per essere qui.
Tra poco noi ascolteremo altre canzoni del tuo progetto Galapagos, ascolteremo e guarderemo anche un video, questo per collegarci a un altro aspetto del tuo lavoro come musicista, cioè quello visuale, no? I video, ho visto sul tuo Instagram per esempio, ci sono alcuni video molto belli che raccontano Peach Fuzz. Poi anche Trapeze, un video che è stato molto apprezzato, hai vinto dei premi, ne parleremo tra poco. Il tuo rapporto con l'immagine è qualcosa di molto intimo, ok? Abbiamo parlato del cinema con Salvatore, Stefano Sardo, eccetera, Netflix. Sì. Che rapporto hai con queste immagini? È un'opportunità per te? È una possibile strada nuova? L'arte è molto molto importante con la musica. È una cosa... C'è un dialogo molto stretto, no? Sì, okay. sì. They dance together, non sì, so... Sì, sì, sono assolutamente... danzano e ballano insieme, insomma, sì, quindi... Sì, 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 è molto molto importante perché è la prima cosa che tu vedi. Sì. Ascolta due secondi dopo, ma... Non pensi che il suono... sia, non dico più importante, che l'immagine è importante, il cinema, le fotografie, il dipinto ad esempio di Peach Fuzz, di cui tra poco parleremo, a volte ricordiamo più il suono che un'immagine e ci emoziona di più. Ti spiego, provo a spiegarmi, ad esempio io quando penso a mia mamma che non c'è più, penso al suono della sua voce più che alla sua immagine e quando sento il suono della sua voce mi emoziona come ti sei emozionato tu suonando Super Centenarian pensando a tuo padre. È così anche per te? Secondo te è sì, un po'. Sì, assolutamente, ma non forte, ma... Può essere così? Sì, sì. Okay. Tra poco parleremo della unione tra immagini e parole, tra musica, immagini e parole, con la copertina di Peach Fuzz, con... un video che tra poco vedremo di Galapagos, di Trapeze e di questa unione tra il cinema e appunto e la musica con la soundtrack di altri progetti di cui hai avuto modo di lavorare e collaborare. State ascoltando e guardando sul divano con La musica si mette comoda con Galapagos. Ci vediamo tra poco. Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con Galapagos. La musica si mette comoda con la prossima canzone. Questa è La mia melodia. We're in cold, sleeping in again. Well, you haven't lived if you've never felt the same. And don't you know that I still dream of you? Even though you're lying next to me. Sometimes when I forget what life truly means, I look at you and it feels like everything has meaning and it's beaming like our lovely sun. And I think about what a wonder he's become. It was always you, it was always you. Sometimes I can't believe it's true that I held on to you like you held on to me, like chords in a melody. When I looked up what I had on WebMD, I hoped for paranoia, please, but I knew the truth and how much I had to lose. Cancer doesn't care who it screws. And when I collapsed in a pool of misery, 'cause my father was stolen from me, when the whole world finally brought me to my knees, it was you that got me on my feet. Well, the song ain't complete till it lives in inside of me, and you're my melody, you're my melody, oh, oh.
You're my melody, la mia melodia, tu sei la mia melodia, questa è una dedica, c'è una persona... Mia moglie. Tua moglie, direttamente, volevo che lo dicessi sì. Tu, ok? Quindi hai proprio davanti ai tuoi occhi e la racconti con la musica, il rapporto, la relazione, relationship with, con tua moglie. Mm. E abbiamo iniziato la nostra chiacchierata con l'incontro, no? Con questa parola chiave, con questo topic dell'incontro che per me è importante con la musica, perché dagli Stati Uniti, da Woodstock, da questo luogo così mitico, no? Della musica, no? Del festival sì. Di Woodstock, anche se era 70 km un po' più là, sì. C'è stato appunto questo incontro con l'Italia. Tu appunto hai incontrato tua moglie, lei è italiana, è di qui, di questa zona, sì. Della zona Pinerolo, di, sì. Di Pinerolo. Ok, tra l'altro hai dedicato una canzone, proprio il titolo Pinerolo, è sì. Vero? Sì. Sì, sì, sì. In un tuo precedente album, ok? Sì. Tra l'altro anche quella canzone è in inglese, com'è la mia melodia che hai... preferisci, è giusto, per te è più giusto cantare in inglese perché è la tua lingua... Vorresti cantare anche in italiano? È un'opportunità? Sì, vorrei, ma il mio italiano non è ancora pronto, ok? No, forse in 3 o 4 anni penso che è possibile, ma quindi, adesso... Ce l'hai in programma, è in programma, ok, ok, ok. Quindi sì. Ti seguiremo e ti ascolteremo sì. Anche in italiano, chi lo sa, insomma. La mia melodia è una canzone che non entra nel tuo ultimo EP, nel tuo EP più recente, Peach Fuzz. Ma è una canzone, un singolo sì. del passato. Una cosa che ho notato delle tue canzoni ascoltandola è la lunghezza, duration, no? Mm-hmm. 1 minuto e mezzo, 2 minuti, sono dei piccoli racconti, dei short, no? Dei sì, piccoli sì, sì. Racconti. Anche questo è un modo di far musica essenziale, essential, quindi c'è tutto quello che serve, tutto quello che importa, che è importante sì. Lì, e ok, senza tante altre cose, sì. È quello? Sì, non so, questo periodo mi piace scrivere canzoni così. Corti, ma non so, domani forse io Lunga. Scrivo un... Non è una regola, sì. Non è una rules, una no, regola. No, niente, mai. Ma in regole, giustamente, l'hai detto prima, hai ragione. Mai. Quindi, insomma, il lavorare con una, insomma... Una canzone che naturalmente, in maniera istintiva, senza regole, no rules, esce sì. 1 minuto e mezzo, come anche Super Centurion, è corta come canzone. Sì. È corta sotto uno standard, no? Uno standard che noi abbiamo, le canzoni di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, il blues, che so, Wilson Pickett, per esempio, faceva canzoni di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, sì. Eccetera, per parlare di un grande del blues, eccetera. E poi tutto questo deve essere reso pubblico, no? Perché il tuo lavoro è quello del musician, del musicista, e c'è Spotify, c'è YouTube. È un'opportunità per te, è un modo per farti conoscere tutte queste piattaforme, Apple Music, eccetera. Mm-hmm. E, trovi che questo sia una forzatura, cioè qualcosa che ti stringe, che ti chiude in qualche modo, o è un'opportunità per te? No. Come musicista, secondo te? Perché si parla molto che la musica non è gratis, non è free. Musica sì. È un lavoro. Ma per me, prima di Spotify, ho guadagnato proprio niente. Almeno con Spotify... Ti dà un'opportunità. Sì, è molto... tanta gente... Ti scopre, sì, no? Sì, sì, è difficile per me di dire non mi piace non Spotify. Non ti piace. Perché è un'opportunità, ok. Sì, sì, per me sì, assolutamente. Okay, okay. Yeah. Un'opportunità lo sono anche le esibizioni, i concerti, no? Exhibition dal vivo, sì. Con la tua chitarra, l'abbiamo detto prima, chitarra e voce. Ecco, incontrare l'incontro ancora, the meeting, con un pubblico dal vivo, live, l'esperienza del pubblico dal vivo, del concerto, quel concerto a Roma che ti ha permesso di incontrare Stefano Sardo e Salvatores, eccetera, eccetera. Sì. L'incontrare il nuovo pubblico con l'esperienza, ok, non è, magari è emozionante, ma non come la prima volta, immagino. Mm.
E scrivi canzoni anche per questo? Scrivi canzoni pensando poi al concerto? No, mai. Oppure no? Mai. Perché è un'altra regola, a me non piace. E se, per esempio, per Peach Fuzz, sì? Queste canzoni, suonerò What a Life, sì, sì, sì. Ma le altre canzoni, specialmente Trapeze, da solo... Non ha la stessa cosa? No, e mi non... Non la senti? Sì, non no. È... Ok, ok. Anche se sì. È strano, permettimi, è bizzarro, perché Trapeze è diventata una canzone di Peach Fuzz proprio grazie a una chitarra. Sì. Anche se in realtà nella canzone che tra poco ascolteremo c'è la chitarra, ok, ma ci sono tanti suoni, no? Cioè, l'arrangiamento sì. È molto complesso, è vero? Sì, mi piacerebbe suonare con un gruppo. Una band, ma non è possibile. Sì, per il la budget, mia vita intera sì. Has not been possible. Okay. Sì, lo sa, io faccio, sì, io faccio tutto perché... È meglio, sì, è più semplice, ok. Sì, sì. Allora, quindi adesso parliamo del video, del tuo rapporto sì. con il video, con YouTube, con Instagram, quindi con i social media. Mm. Ad esempio, sul tuo Instagram è uscito una versione video molto bella di Peach Fuzz, il secondo singolo dell'EP omonimo. Lavorare con le immagini e proporre anche queste immagini in festival. Per esempio, Trapeze ha vinto... A gennaio del 2024 ha vinto un premio a Roma in un festival, sì. Anche perché la tecnica di realizzazione, di produzione del video ha previsto anche la AI, cioè la sì. Intelligenza artificiale, vero? Sì, sì, sì. Mia moglie piace lavora tanto. In quello? Okay. Sì. Sì, per lavoro no, proprio no, non ancora. Ok. Ma lei l'obiettivo è quello, sì. Okay, sì, sì, okay, il suo goal è quello. Sì. Ok, quindi ha l'obiettivo di lavorare con l'intelligenza artificiale. Questa canzone è nata così. È nata 3 anni fa, mi sembra, 3 o 4 anni fa. Trapeze. Sì. Ed era lì nel limbo. Sì, nel tuo hard disk. Non era succede. Il momento. Non era il momento. No, 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 no. Ho registrato 2 volte. Anche Never Heard Nothing, la stessa cosa. Ho registrato quella canzone 3 o 4 volte, ma i miei genitori mi hanno comprato un ukulele. Ah, l'ukulele. Per il mio compleanno, quando avevo 21 anni, e ho scritto per la 5ª volta o 4th time con sì. Never Heard Nothing. E finalmente, dopo l'ukulele... Okay. Era giusta. Era giusta, perfetto. Mentre... anche con Trapeze. Trapeze, stessa sì. cosa, con questa chitarra, l'incontro con questa chitarra che stiamo ascoltando e guardando qui sul divano con... Siamo pronti per lanciare Trapeze, il video di questa canzone che tra poco avremo il piacere di mostrarvi in questa puntata di Sul Divano Con insieme a Galapagos. L'unione tra musica, parole, immagini che tra poco avremo modo di raccontare anche... raccontando e parlando della copertina di Peach Fuzz, che è un painting, un dipinto di cui avremo il piacere di andare nel backstage insieme a Galapagos Casey Chandler. Questa è Trapeze per voi qui su RBE. Bye.
Questa era Trapeze con Galapagos, anche in versione video, qui sul divano con la musica si mette comoda insieme a Casey Chandler, Galapagos, Trapeze, una versione della canzone di questo singolo di Peach Fuzz diventata anche un video realizzato con l'intelligenza artificiale, con queste donne, sono tante donne, sì, tutte differenti, raccontate da chi? Da una donna, dalla tua moglie, da Elisa. Sì, sì, sì. Hai lasciato completamente libera l'ispirazione, sì, a lei o hai dato qualche indicazione? No, 100% lei? Sì. 100% sì, lei? No, io faccio la musica, lei i video. Lei fa, sì, sì, esattamente. Ti ha colpito? Happy wife, diciamo. Ok, benissimo. Ma ti ha colpito questa cosa che lei abbia immaginato la canzone così, con tante donne? Ti sei stupito, sei meravigliato, sorpreso a guardare il video finale? Sì, sì, ma la cosa interessante è che mia moglie ha ascoltato la canzone, sì, quando stavo ascoltando i masters, okay, nella mia cucina un giorno, e ho pensato che lei non piaciuta. Piacesse questa canzone, invece sì. Sì, e invece lei ha ascoltato, quella canzone. Cool. Sì, oh wow, cool. Mi piacerebbe un video con AI. Con questa canzone. Quindi, oh, okay. Ha subito visto il video lei, ha subito immaginato, sì, ha immaginato il video, sì, con, sì, la, sì, con l'intelligenza artificiale. Sì. Sì, sì. Benissimo, bello, questa cosa mi piace molto, questa ispirazione. Questo video è stato proposto anche a un festival del video a Roma, mi sembra, vero? Sì, tre premi. Ok, cosa ha vinto? Ha vinto un premio questo video? Sì, best video e... Come miglior video. Sì, miglior video e non mi ricordo sinceramente la... Realizzato con appunto con questa tecnica molto, sì, particolare. Sì. Realizzato appunto con come video arte attraverso l'intelligenza artificiale. Mm. Vedi che il video è molto vicino, è un incontro con il video, con le immagini in movimento, con il motion picture, come si dice in inglese. Sì. A me piace molto il motion picture, perché le immagini in movimento, tradotto, sì, letteralmente più o meno in italiano. Yeah. Adesso andiamo insieme, scopriamo insieme l'immagine fissa in realtà, che è quella della Deep Peach Fuzz. So che un tuo amico, caro, sì, che ha realizzato questo dipinto che richiama a me, la prima immagine, il primo artista che ho pensato quando ho visto questa immagine è uno zoom molto vicino di un'opera di Pollock, che assomiglia un po' a Pollock, non voglio dire che quello, per carità, forse anche altri artisti, però il primo che ho pensato è stato Pollock. Ti sei innamorato di questa immagine appena l'hai vista? Sì. Come ho si chiama registrato? Jasper. Jasper? Ciao, sì, Jasper. Jasper. Ciao Jasper. sì, ho mandato la canzone. Okay. Ho scritto di noi. Quale canzone? Peach Fuzz. Peach Fuzz, appunto. Sinceramente... non è non era un EP proprio, okay, solo per un singolo. Doveva essere nascere come singolo, ok. Sì, ma mi ha mandato questa copertina, wow. E lei? Sì, è okay, fantastico. Ma è un particolare questo? È uno zoom oppure è piccola, grande o è proprio così, come dimensioni? Piccola, non so esattamente quando le dimensioni, okay, ma... Okay. Piccolo, okay, okay. Ma ho visto questa copertina e immediatamente ho scritto due o tre canzoni quella settimana o l'altra settimana dopo. Okay. Sì, quindi questa immagine ti ha ispirato per, sì, completare l'EP Peach Fuzz? Sì, 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 assolutamente. Ah, fantastico. Perché tanti colori, è molto particolare. Sì, sì, è vero. Sì. Vero. E come sono uniti i colori, no? Sì, come si incontrano, sì, sì, i colori è molto particolare. Sì. Tutto questo appunto è il tuo progetto Galapagos che si evolve, no? Perché la canzone, l'arte non è mai uguale, ovviamente, non sei come quello di 10 anni fa, la tua musica si evolve, il rapporto con il cinema, il rapporto con le immagini, anche con Netflix, so che hai avuto modo anche di incontrare il mondo di Netflix. Come è nata questa passione o questa opportunità con Netflix? In particolare per cosa? Per quale prodotto? La serie 13
Sì. Ho usato la mia canzone Salt Lake City per un video promozione per la serie. Ok, per la serie, quindi sì, per la serie 13 hanno scelto la canzone, una canzone che avevi già scritto. Una sì, 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 ho registrato già tempo fa. Okay, sì, okay. Che sensazione hai quando una produzione come quella di Stefano Sardo per una relazione, oppure quando Netflix sceglie una tua canzone vecchia, una canzone che tu hai scritto e non una nuova, questa sensazione ti porta a pensare che le canzoni hanno una nuova vita, si evolve la vita di queste canzoni, è sempre nuova, e tu immagino non pensavi così, no, è vero? No. Ti stupisce, è sorpresa per te, è una bella cosa? Sì, è una bella cosa per me, è il mio goal, come si chiama? Il tuo obiettivo? Obiettivo è eventualmente lavorare con i film in Italia, se possibile. Sì. Voglio lavorare con il direttore o filmmakers. Sì, con il regista chi lavora insieme al regista, insomma. Come è successo, ad esempio, per Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores. Abbiamo un'ultima canzone che tra poco ascolteremo, ed è What a Life. Sì. Sembra quasi una... Ah, che vita! Vita per la mia moglie, sinceramente, di nuovo. L'hai dedicata a tua moglie, a Elisa. Sì. È una canzone che ti permette di respirare e dire, ah, che vita! Sì, una vita corta come la vita, dolce e corta, non so come si chiama, short and sweet, diciamo. Sì, è corta e dolce al tempo stesso. Sì. Come sono stati gli incontri, no? Che ti hanno portato qui? Sì. A vivere vicino a Pinerolo, qui a Brichera, insomma vicino a dove stiamo trasmettendo noi. E ti senti a casa qui, onestamente? Sì, onestamente sì. Più di Stati Uniti, sì, assolutamente. La lingua è difficile, ma la gente, sinceramente, sono molto molto gentili a me, in generale. So che Italia non è un paese perfetto, ma... Sono tanti contrasti, tante cose... Sì, ma Stati Uniti sinceramente è un paese pericoloso. Lo senti lontano. Per avere un bambino, tante armi ovunque. Oh, mamma mia, sì. È un casino se Trump... Non voglio... Parliamo così, Sì. Questo perché nell'America rurale, quella della campagna, quella del fuori dalle grandi città, è un sentimento molto diffuso questo. Cioè, c'è ancora quel far west, quel sheriff. Che noi qui in Italia pensa che c'è tutto un immaginario, tutta una serie di film, di immagini. Noi siamo cresciuti in Italia, almeno parlo per me, io ho 53 anni. Certo. Quindi è un qualcosa che noi fin da piccoli siamo cresciuti con la pistola, eccetera, eccetera. Quindi la paura che hai di questa cosa... Sì, è la vita è reale. Sì, ma sì. In America, secondo te, sono tante le persone che sentono questo? Oppure sono talmente dentro quella cosa lì che non riescono a vedere altre cose? Sono andato all'estero e ho scoperto che, oh wow, c'è un'altra vita per me possibile. Ho conosciuto mia moglie e le cose è successo. Ma gli Stati Uniti è un bel paese, ma sinceramente mi sento più a casa. Sì, ti senti a casa qua in Italia. Sì. E questo è What a Life. Tra poco torneremo ancora a parlare brevemente con Casey, con Galapagos, ma prima lasciamoci accompagnare dalle note e dalla storia, dal racconto di What a Life. Okay. Sitting here in the sunshine, and nothing's clouding my mind. I thought that I'd write another tune for you, but I can't think of any rhyme. I know sometimes you're sad, and I can't save you from that, or anything dumb anybody does. But I can tell you that, even when you're sad, you always seem to make me laugh. Oh.
Che vita, what a life, Galapagos sul divano con la musica si mette comoda. Casey, questo è un format che dal sottotitolo dice la musica si mette comoda, la musica si siede sul divano e viene ascoltata. Ecco, questo è l'obiettivo di questo format al quale hai fatto parte tu. Mi sento comodo. Ma sono contento, alla fine della trasmissione, ok. In breve, in chiusura, so che hai avuto modo anche di incontrare altri musicisti di questa zona, no? Della zona del Pireolese, Africa Unite, in particolare Ruggero Catania, che adesso vive a Bruxelles, se ricordo bene. Però so che hai collaborato anche con lui e con altri musicisti di, questo, di questa zona. Hai incontrato Pinerolo e la zona del Pinerolese dove vivi anche attraverso la musica. Sì. Ad esempio con Ru, no? Sì, sì, sì. Mi ha contattato 12 anni fa. Il resto è storia. Come si suol dire. Sì, mia moglie era al mio primo concerto a Pinerolo. Pensa a te. Sì. Vedi che allora alla fine, per chiudere la nostra chiacchierata, la parola incontro, the meeting, è stato davvero fondamentale per la tua vita di musicista e di uomo. Sì. Sia per la tua musica che per la tua professione, per la tua passione e per l'amore, per la vita, no? Sì, sì, sì. Dai, io ti auguro tanta buona musica. I wish you all the best for your life and your music. Grazie mille. Tutto veramente. Il meglio per la tua musica e per la tua vita. Sono contento che sei stato qui con noi e ti ringrazio per averci accompagnato alla scoperta del progetto Galapagos. Questa grazie era una puntata di Sul Divano Con. Ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao.